Cerca di conoscere i tuoi vicini, scambiatevi i numeri di telefono per poterli contattare in caso di prima necessità. Ricorda di chiudere il portone d'accesso al palazzo. Non aprire il portone o il cancello automatico se non sai chi ha suonato. Installa dei dispositivi antifurto. Collegati possibilmente con i numeri di emergenza. Accertati che la chiave non sia facilmente duplicabile. Ogni volta che esci di casa, ricordati di attivare l'allarme. Se hai bisogno della duplicazione di una chiave, provvedi personalmente o incarica una persona di fiducia. Evita di attaccare al portachiavi le targhette con nome e indirizzo che possono, in caso di smarrimento, far individuare immediatamente l'appartamento. Metti solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta della posta per evitare di indicare il numero effettivo di inquilini. Il nome identifica l'individuo, il cognome la famiglia. Se abiti in un piano basso o in una casa indipendente, metti delle grate alle finestre oppure dei vetri antisfondamento.